Buongiorno a tutti, nuovo anno 2019, dove si trova Tullio Trapasso, City Report, Daniele Menti, Paolo Rusconi, insieme a Milano Trash, in via Adriano. Non nella struttura solita del comune di Milano, MM, quelle case abbandonate che ogni tanto vengono utilizzate sia dagli occupanti abusivi che dai vigili del fuoco, ma nella vecchia carrozzeria. Guardate cosa succede, qui vi ricordo che siamo a fianco a una scuola, Eccoci, come potete vedere, telai di motorini, degrado in ogni parte, una roulotte sinistrata. Fuori, come vedrete tra poco, abbiamo trovato delle biciclette, delle pentole ieri notte che cuocevano qualcosa per scaldarsi, del tè, del caffè. E guardate che spettacolo. Questo è il municipio 2, vedere una situazione che pareva non troppo nota, ma che comunque molti genitori che abbiamo incrociato oggi, Daniele, confermami la cosa. Certo. Ci hanno detto che c'è un via vai incredibile. Noi l'avevamo già notato e siamo entrati in questi ultimi giorni, quindi i primi giorni dell'anno. C'è da dire che questi genitori stanno combattendo da 2-3 anni contro questa situazione e nessuno dà risposte. Guardate qui, al di là di tutte le normative per l'inquinamento, per le questioni ambientali, che siamo a fianco alla scuola, guardate qua, questo sasso per tenere una porta. E qui avvengono smontaggi di auto che adesso vi faremo vedere. Oggi faremo una sola live, poi il resto ve lo mostreremo sul nostro canale City Report prossimamente. Queste sono le macchine, alcune sono anche targate. La LS lunga, e quelli sono i palazzoni nuovi del municipio 2 di via Adriano. Questa era la ex carrozzeria Nissa, come potete vedere. E non è una questione che, tra virgolette, sia una proprietà poco usata, come potete vedere dall'erba e altre cose. È proprio abbandonata in toto. Stavo dicendo, fra l'altro, l'ingresso principale è bloccato da dei paracarri. Come potete vedere, c'è della gente che ogni tanto pernotta qui. Guardate, si sono messi a lavare le scarpine con tanto di laci. Non siamo entrati ancora dappertutto, ma vediamo diverse situazioni, direi, interessanti. Andiamo di là, biciclette, ruote, c'è un po' di... Ah, scusate, c'era un ingresso anche qui che non avevo visto, che porta dentro. Più che un'officina, più che una struttura che debba stare a fianco alla scuola, questa è una discarica. Sfido chiunque a dirmi che non è così. Un'altra macchina là in mezzo ai rovi. Quindi, come al solito, il mio pensiero è: Comune di Milano, attrezziamoci per bonificare queste aree che sono vicine a delle scuole e che oltretutto sono sede di attività criminali e di pernotti abusivi. Per oggi da via Adriano vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale City Report, vi manderemo il video integrale e andiamo avanti.